Ciao ragazze, ciao, ciao, benvenute in questa live. Ovviamente potete sbizzarrirvi con le vostre domande, cerco di rispondere a più domande possibili. Come vi ho detto, è finito ufficialmente il libro. Il libro si intitola Uomini, tutto quello che le donne dovrebbero sapere. Sarà disponibile su Amazon dall'8 di marzo, in formato cartaceo e in formato Kindle. Il formato Kindle, che lo trovate già online, costerà 8,75€, mentre il formato cartaceo, che non è ancora disponibile, costerà 14,21€. Il formato cartaceo non è ancora disponibile, vi dico i motivi, perché mi arriverà a casa la copia promo sabato, io la leggerò in un paio di giorni e poi, se è tutto ok, lo andrò a mettere su Amazon. Quindi comprate il libro, il libro sarà corto, abbastanza corto, 133 pagine, lettura molto veloce, e vedrete che vi piacerà. Vi spiegherò tutto quanto quello che, tutti i ragionamenti che fa un uomo da quando vede la prima vostra fotografia su un social. Quindi tutti i ragionamenti che facciamo quando mettiamo i like tattici, come funzionano i like tattici, poi vediamo perché ti faccio la richiesta amicizia, quali foto vado a vedere, quali informazioni vado a vedere, poi si parlerà di WhatsApp, tutte quante le cose legate a WhatsApp, poi parlerò del primo appuntamento e parlerò del bacio, parlerò del sesso e mi fermerò, tra virgolette, alla fine del sesso. Quindi non andrò a analizzare tutte quante le componenti emotive che portano dopo all'inizio di una relazione, perché magari, se dovesse andare bene questo libro, chissà, in un futuro ne farò anche un altro proprio per spiegare tutti quanti i ragionamenti successivi. Quindi 133 pagine concentratissime, e lo potete portare sempre con voi anche in formato piccolino, 20x13, quindi lo potete tenere anche in tasca quando andate a fare gli appuntamenti. Ok, se avete qualche domanda sono qui, potete cominciare, così vediamo di rispondere velocemente a qualcuno. Già preordinato, mi piace questa cosa. Se avete qualche dubbio, qualche perplessità, il manuale di sopravvivenza. È possibile che un ex ti stalkeri dopo che si è nemmeno fatto trovare in casa quando sono andato a prendermi la roba a casa sua? Sì, quanto è durata la relazione? Se è durata tanto è probabile che ti vada un pochino a stalkerare, perché magari gli interessavi, vorrebbe sapere che cosa fai. Una delle nostre più grandi paure è quella di perdere il possesso. Perdere il possesso di una persona significa non averla più tra le mani. Finché noi sappiamo che voi siete innamorate, noi abbiamo il coltello dalla parte del manico. Finché voi vi rendete disponibili, finché voi, una volta che la relazione finisce, ci scrivete, voi fate semplicemente, è come se ci scriveste: ehi, sono ancora disponibile, fai di me quello che vuoi. Quindi io posso, so perfettamente che posso approfittare della situazione e fare di te ciò che mi va. Quindi non fatevi vedere disponibili, non andate a controllare quello che fa. Lui lo farà perché è gelosissimo di sapere se c'è un altro uomo. Quindi una cosa per far andare fuori di testa completamente un uomo è quello di farvi vedere, o meglio fargli sapere, che sentite qualcun altro. Proprio si va fuori di testa, soprattutto se siete stati innamorati. Gli uomini ti cominciano ad odiare. Ma non è che mi cominciano ad odiare, mi hanno sempre odiato in realtà, ma dico le cose come stanno. È più facile se io spiego i meccanismi di come funziona. Anche a me piacerebbe tanto sapere esattamente come ragionate voi. Cerco di capirlo, però non sempre è una cosa che mi riesce facile. Se io vi spiego come ragioniamo, potete anche voi essere più tranquille, soffrire di meno e prendere le cose un po' più alla leggera. Quindi è una cosa che va bene per entrambi. Ok, aspetta, ho letto un messaggio di Jessica. Dice che non vuole impegnarsi, ma quando io sparisco lui mi cerca dicendo che gli piace, vuole conoscermi di più. Che devo pensare? Parto dal presupposto che un uomo che non si voglia impegnare
è un uomo che vuole rimanere sul mercato. Per rimanere sul mercato significa che, come va con voi, va anche con altre 2, 3, 4, 5, 6. Il messaggio del buongiorno viene mandato a voi come altre 2, 3, 4, 5, 6. È normale. Se non c'è l'interesse, non ci si può fare niente. La cosa è istintiva, si sente, si percepisce. Quindi se ti dice che vuole, non vuole impegnarsi, lascia stare. Cerca di ottenere da lui tutto quanto quello che puoi ottenere, ma sai che sarà molto difficile avere una relazione. Lo so che le vostre domande hanno sempre una stessa risposta, però voi vi mettete in testa alcune cose alle quali non riuscite a darvi una risposta, perché escono dalla vostra concezione, quindi vi date, cercate di spiegarvi le motivazioni che inducano. Noi siamo semplici: A, lineetta B. Non mi interessa, cioè mi interessa da te venire a letto con te, punto. Il resto è difficile che un uomo si possa innamorare. Bisogna entrare nella mentalità che avviare una relazione è una delle cose più complicate che esistano sulla faccia della terra, perché bisogna, io ho fatto anche un video su TikTok su questo, uno dei, secondo me, uno dei più belli che abbia fatto, dove cerco di spiegare una cosa molto molto semplice. Cercate di ascoltarmi un attimo. Per iniziare una relazione vuol dire che tu ti devi trovare, tu devi essere single, devi essere mentalmente tranquilla, non devi avere strascichi della tua relazione passata, devi essere nelle condizioni per poter incontrare un uomo, non odiare tutti quanti gli uomini solamente perché il tuo ex era uno stronzo. Io devo essere nelle stesse condizioni, devo essere single, devo avere una mentalità aperta, devo voler conoscere una donna, devo mettermi nelle condizioni per poter affrontare una relazione. E in più, una volta che due persone si conoscono, devono rendersi conto di avere più o meno la stessa mentalità, devono essere o tutte gelose o nessuna delle due gelose, devono essere cresciute più o meno con gli stessi paradigmi, devono condividere tante cose, perché se a me piace il mare, a te piace la montagna, è vero che ci possiamo venire incontro, però è complicato. Quindi ci deve piacere il mare a tutte e due, ci devono piacere più o meno le stesse cose, perché altrimenti si creano già dall'inizio dei conflitti che non porteranno a niente. Quindi capisci bene che trovare una persona simile a te, nella stessa condizione mentale in cui sei tu in quell'esatto momento della vita, e trovarlo con più o meno la stessa mentalità, lo stesso carattere, la stessa personalità, è molto, molto, molto complicato. Quindi devi metterti nelle condizioni di uscire anche con gli uomini e dire: boh, ci provo, vediamo se va bene, ma se noi non partiamo con l'idea di avere una relazione quando usciamo con una donna, noi partiamo con l'idea di stare bene. Noi stiamo bene. Poi se viene fuori qualcosa, ben venga. Una volta che è venuto fuori quel qualcosa, non è detto, come ho letto un messaggio di sfuggita, che io non stia bene con una persona ma non ne sia innamorato. Quando l'uomo, lo dico sempre, lo dico tutti i giorni, quando l'uomo è innamorato si vede palesemente. Perché ha gli occhi da pesce lesso, perché ti guarda con ammirazione, perché ha gli occhi a cuoricino, perché farebbe di tutto per te. Se non è un uomo che ti vede in questo modo, che ha piacere di stare con te, che ti cerca, lascia stare, perché non otterrai molto da lui, a parte lo starci bene insieme. Tutto qui. È giusto che il fidanzato controlli il telefono? Assolutamente no. È una cosa più sbagliata che ci sia, perché la fiducia è la base di tutto. Poi rispondo a Stapsole che mi interessa. No, il telefono non deve essere mai controllato né da una parte né dall'altra. Ti devi fidare. Mi dispiace, ma ti devi fidare. La relazione è basata all'80% sulla fiducia. Fidati e basta. Come si fa a smettere di odiare tutti gli uomini? In una sola parola: devi cominciare ad amarti. Devi cominciare a stare bene con te stessa. Non devi metterti nelle condizioni di aver bisogno di un uomo. Devi essere libera mentalmente. Devi stare bene con te stessa, perché è la cosa più importante. Se stai bene con te stessa, starei bene anche con gli altri. Quindi non devi odiare gli uomini. Gli uomini ragionano in un modo. Se tu ti metti nell'ottica di capire
e ragionare come loro, stai tranquilla, perché sono tutti quanti uguali, siamo tutti quanti fatti con lo stampino. Quindi non abbiamo tanti problemi, tanti casini. No, siamo semplici, ok? Non odiarci, non ci dovete odiare. Noi siamo fatti così, punto. Ma devi amare te stessa. Questa è la base di tutto. Quando ami te stessa puoi fare quello che vuoi. Giustamente, se non c'è fiducia, non c'è relazione. Quindi niente telefono, niente controllata di uscite. Ma come lui non deve controllare con chi esci e con chi... No, la fiducia, ok? La fiducia. Elisabeth 64, ciao zietta. Ciao Stella, ciao anche a te. Allora, se un ragazzo ti scrive tutti i giorni e nota tutte le piccole sfaccettature del tuo carattere, mi posso fidare? Come mi devo comportare? Nota tutte le piccole sfaccettature del tuo carattere, vuol dire che impara a conoscerti, è normale, certo che ti devi fidare. Secondo me gli uomini non hanno le palle. No, in realtà gli uomini hanno le palle, ma preferiscono non tirarle fuori a volte. Perché si tradisce? Questa domanda. Perché si tradisce? Sinceramente, probabilmente perché manca l'amore di base. Se c'è l'amore non ti viene neanche voglia di guardare un'altra persona. Se ti viene in mente di tradire o se già cominci a scriverti con qualcuno sul cellulare perché c'è qualcosa che non funziona, un campanello d'allarme, quindi avrei paura, sinceramente. Perché un ragazzo ti manipola? Un ragazzo ha il suo carattere, a parte i narcisisti patologici e tutta quanta quella categoria di persone, delle quali non mi voglio sinceramente addentrare nei dettagli, un uomo non è che ti manipola, un uomo probabilmente ha più carattere e quindi tende a prevaricare tutto qui, ma difficilmente noi manipoliamo. Credi che la separazione dei genitori possa influire molto sul comportamento? Al giorno d'oggi non penso, perché una volta, almeno quando io ero piccolo, mi ricordo che all'interno della mia classe, delle elementari, ma anche delle medie e delle superiori, penso che le famiglie con separati fossero nessuna. Una forse, ma per motivi X. Adesso è alla base di tantissime relazioni, anzi sono più le relazioni che si mollano, che si intrecciano, piuttosto che quelle stabili. Quindi una separazione deve essere però gestita con molta intelligenza nei confronti dei figli, perché altrimenti sono quelli che ne pagano le conseguenze e non devono permettersi, voi non dovete, per amore ai vostri figli, metterli nelle condizioni di poter soffrire perché voi non siete stati in grado di gestire una relazione. Allora, questa mi piace. Cristina 86, se ti ha vista solo una volta ma dice di avere già le farfalle nello stomaco, mi corteggia e parla di relazione seria, per vedermi solo 5 minuti viene sotto casa mia. Sì, perché questo è uno dei classici atteggiamenti della persona veramente interessata. Buongiorno bellissima, mi invia una sua foto, è normale? Vuole sondare il terreno, vuole sapere un attimo se tu sei ancora disponibile. La storia degli opposti si attraggono, ma io non ci credo molto. Allora, se ci siamo lasciati da 4 mesi ma continuiamo a vederci almeno una volta ogni 2 settimane, a volte piangiamo e ci scambiamo anche belle parole, dici che fare? Qua devi valutare tu in base perché vi siete lasciati innanzitutto, quindi le motivazioni che hanno indotto la fine della relazione. Però quando qualcosa si rompe è difficile farla ricomporre i pezzi. Un vaso di porcellana che ti cade per terra lo puoi incollare, ma sarà sempre rotta l'unione, quindi io non sono quello per le minestre riscaldate. Vediamo altre domande. Dopo una convivenza di quasi 3 anni in cui ho subito violenza mentale, ho notato troppo abbassata l'autostima. Sono passati 5 mesi. Vuoi uscire? Puoi provare a uscire o stare ancora da sola? Devi sentirtelo tu. Devi stare bene con te stessa. È la base di tutto. Devi stare bene con te stessa. L'autostima la devi recuperare. Devi imparare a fare le cose che ti piacciono. E se non le hai... Allora, quando finisce una relazione hai la nebbia davanti, non vedi più niente, vai a tentoni, non vedi la fine, ok? Ti concentri non riesci, non hai concentrazione, non fai niente,
lo dico perché chiaramente l'ho vissuto anch'io. Quindi è buio totale. E nel corso del tempo, piano piano, cominci a rivedere la lucetta da qualche parte. Ma la lucetta è perché tu vai a prenderti quello che ti piace. Quindi segui quello che ti piace. Se c'è qualcosa che ti interessa, fallo. Un hobby, un viaggio, una qualunque cosa. In modo che piano piano la nebbia si vada a diradare. Una volta che si è diradata la nebbia, piano piano puoi dire: ok, adesso cosa facciamo? Siamo noi. Cominciamo a vivere. Cosa ci piace fare? Ci piace uscire? Usciamo. Quindi se c'è un ragazzo che ti piace, prendi, esci, senza pensare a niente. Mi iscrivi da 3 mesi, ma non è costante. Allora è probabile che non sia molto interessato. Come attirare un uomo confuso? So di piacergli, ma si sente ancora con l'ex. Perché si sente con l'ex? È confuso di cosa? Cioè è ancora innamorato dell'ex, in poche parole, non ottieni niente da lui. Allora, come posso fidarmi di qualcuno? Come puoi fidarti di un uomo? Non ti fidi di un uomo. Ah! Non ti puoi fidare di un uomo, perché un uomo può dirti quello che vuole, soprattutto all'inizio. L'uomo probabilmente quando ti conosce ha i piedi in più scarpe, ma starà a lui se gli interessi davvero mollare tutte quante le scarpe che ha in giro per il mondo e fermarsi su di te. Devi dargli fiducia, devi... sempre lì, stare bene con te stessa. Se stai bene con te stessa, stai bene anche con un uomo e l'uomo si accorge di stare bene con te e automaticamente ti fa capire che ti puoi fidare di lui. Elena Pota è sicuramente zona Brescia, eh? Quando un uomo ti dice di non essere innamorato, quando l'uomo ti dice che non vuole una storia seria, quando l'uomo ti dice che è confuso, quando l'uomo è... mai relazioni con uomini del genere. Allora, ho conosciuto un uomo fidanzato da 5 anni. Mi fermo qui, non voglio neanche andare oltre. Se è fidanzato da 5 anni, ti faccio una domanda. Non leggo quello che mi è scritto sotto, eh. Ti senti con un uomo fidanzato? Anche se lui dovesse mollare la sua fidanzata, tu ti fideresti di lui? Guardati che come è stato fidanzato per 5 anni con una donna, potrebbe fare la stessa identica cosa con lei, anche con te. Fidanzati, sposati, quelli che hanno casini, no, via, vi fate male. Persone single bisogna trovare. Anche delle amanti, oltre che la moglie, benissimo. Relazioni online. Bah, bisogna vedersi, la relazione è bella online perché potete fare tante cose, perché vi videochiamate, vi sentite, vi vedete, però toccare la pelle, sentire il profumo è un'altra cosa. Può un uomo avere paura di amare? Ma non siamo fatti... no, perché fa di tutto per stare con te. Sono solo delle cazzate. Ma un uomo vuole essere preso in giro? No, ovviamente nessuno piace essere preso in giro, però... ripeto, noi ragioniamo in maniera molto semplice. In teoria, cioè, noi usciamo con te perché ti vogliamo portare a letto. Quello è il punto. Tutto quanto quello che viene dopo è perché ci è piaciuto, ci siamo stati bene, ci è piaciuto, ci prendi. Ho fatto il video oggi, bisogna un po' essere misteriose, un po' farsi corteggiare. Ma gli uomini hanno sempre bisogno di qualcuno con cui vedersi o sentirsi. No, gli uomini hanno semplicemente bisogno di andare a letto. Tutto qua. Quindi a volte pescano a caso, mandano una serie di messaggi, il primo che arriva meglio alloggia. Brutto da dire, eh? È brutto, però funziona così. Ragazzi, io vi faccio capire che funziona così, poi traete voi le vostre conclusioni, ma ripeto, abbiamo semplicemente un altro modo di vedere le cose. È un altro modo, non è sbagliato. Voi pensate che siate stronzi, ma in realtà noi abbiamo questa mentalità, abbiamo la necessità, passatemi il termine, di riprodurci, quindi abbiamo una fisicità e un desiderio sessuale che è diverso da voi, quindi a volte cerchiamo solamente per scaricarci, ma è bruttissimo da dire, però è così a volte, è triste, lo so, però è così. Voi ci mettete il sentimento quando andate a letto con qualcuno, noi no, non è necessario, assolutamente. Daniela, che tristezza. Pure. Daniela, ex. Vi concentrate sugli ex. Perché vi concentrate sugli ex? Basta, ex. Basta, stop. Via. Sono fastidi.
È come, ho fatto un video, mi è venuta una volta la genialata. Andare con un ex è come vendere la propria macchina, ok? Perché non ci si trova bene. E poi dopo un tot di tempo andarla a ricomprare. Ti ritorni indietro con gli stessi problemi e con tanti chilometri in più. Semplice. Così funziona. Il paragone della macchina è chiaro. Voi pensate sempre di acquistare la vostra auto che avete lasciato perché era piena di problemi 4 anni fa. Ok? Ti ritorni indietro, pensi che siano stati aggiustati i problemi? No. Sempre peggio quella macchina. Ex? No, 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 no. Via gli ex. Via, via, via. Aria nuova. Ce ne sono... Ho detto ieri l'altro sulla live di TikTok che ci sono in Italia, poi ho visto il dato della Lombardia anche se sono Veneto, ci sono solamente in Lombardia dei 30 ai 60 anni 688.000 uomini single, 3 milioni e mezzo in tutte quante Italia. Trovatemi uno single! Dovete andare proprio con l'ex? Esci è per donne. Allora, non sapevo stessi seguendo, che imbarazzo, esci è per donne. Ah, può stare anche un uomo, eh. Ciao, anzi, saluto tutti quanti gli uomini che sono online. In teoria gli uomini sanno che ho ragione, magari non sempre lo dicono, però io cerco di essere diretto, cerco di darvi un punto di vista diverso. Tutto qua. Il paragone della macchina diventerà il mio mood. E questo, così funziona, eh. C'è un altro paragone molto bello, quello del guinzaglio. Fai finta che noi abbiamo il guinzaglio, ok? Noi ti lasciamo andare, soprattutto quando la relazione finisce o la frequentazione finisce, noi ti lasciamo andare, però ogni tanto, tac, tiriamo la cordicella e... perché vogliamo sempre controllarti in un certo modo. È la questione della possessività. Le mie ex, le persone con le quali mi sono frequentato, io non vorrei assolutamente che andassero con nessun altro uomo. Anche se è 5 anni, che sono 6 anni, 10 anni, mi dà sempre fastidio. È una cosa innata, non so spiegare il motivo. Non lo so. È una cosa che comunque appartiene a tanti. Infatti, nella nostra compagnia, le ex di un uomo non si toccano. Cioè... se l'ex di un mio amico di 15 anni fa, anche se ero sbarbato e andavo ancora al liceo, io quella ragazza non gliela tocco. Non gliela tocco, è una questione di principio, è una questione di amicizia. Ovviamente noi non possiamo impedire che altri uomini vengano a corteggiarvi, però ci dà fastidio, anche a distanza di anni. Dai, faccio la pubblicità, sono 9:30, ripubblicità sul video, però sul libro, dall'8 marzo, il libro si intitola Uomini, tutto quello che le donne dovrebbero sapere. Dalla prima volta che ti vedo la tua foto sui social, tutta il meccanismo, tutti i ragionamenti che facciamo fino a quando ti portiamo a letto. Quindi comprate il libro, è su Amazon in formato cartaceo, costa 14,21 euro, disponibile dall'8 marzo, e se volete il formato Kindle 8,75 euro, già disponibile adesso, però chiaramente sempre l'uscita l'8 marzo, è il mio regalo per la festa della donna. 8 marzo, sì, 8 marzo. Dopo magari mettete anche un commento se vi è piaciuto e così magari dopo, se va bene, se vi piace, penserò di farne anche un altro. In questi giorni batterò un po' su questa cosa del libro, ci tengo, siccome nessuno mi dà una mano e lo autoproduco io, devo farmi anche tutto il marketing, quindi portate un attimo di pazienza, ma sono solamente io che posso farmi pubblicità. C'è qualche altra domandina? Se sei veramente importante, non ti lascia andare via. Non ti fa andare via. Si butta ai tuoi piedi. Poi se tu vuoi andare via, te ne vai, però sì. Un uomo fa di tutto per tenere una donna. I casi umani, che cosa intendi esattamente per caso umano? Chi ti prende in giro? O le persone che ti promettono qualcosa e poi non la mantengono? Oppure gli stronzi? Chi sono esattamente i casi umani? Casi umani tutti gli uomini, no, 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 sbagliato, no. Un caso umano ti invita al cinema a vedere Dragon Ball, Tu ti sei accorta prima che era un po' strano, no, non ti porterei a vedere Dragon Ball, sinceramente.
Casi umani, uomini non attraenti. Qua mi dispiace, ma non ci posso fare nulla. Cosa colpisce di più un uomo o il loro punto debole? La concorrenza. La concorrenza, sapere che tu vai con un'altra. Se mi portassero a vedere Dragon Ball, lo sposo per il coraggio. Abbastanza, bravetto, sì. Ci vuole un po' di coraggio. Come gestire un caso umano? Ma perché ti devi metterti con un caso umano a relazionarti con un caso umano? Lascialo stare! Allora, ex contro ex, minestre riscaldate, casi umani. Via, sono fastidi. Via, fastidi. Gelosia. Rispondo a questo in maniera molto diretta, molto schietta, molto sincera. Io, per esempio, sono un DJ, lavoro nei locali, sono esposto, quindi automaticamente, anche se io sono un professionista e quindi mi dà fastidio vedere le persone davanti perché mi tolgono la visuale sulla pista, io sono sempre in mezzo a donne, ok? Chi si relaziona con me non può, cioè morirebbe se fosse gelosa. Adesso, per esempio, che ho aperto questo canale dove praticamente sono seguito da 100.000 donne, il 92% significa 92.000 donne, che mi scrivono tutti quanti i giorni 30-40 messaggi, come fai? Non puoi gestire la gelosia, anche se io sono la persona più buona del mondo, ritorno da te la sera e anche quando suono e anche se le donne vengono a farmi delle avance perché vogliono provare a corteggiarmi una sera e io dico di no, ti devi fidare. Quindi la gelosia, per esempio, nel mio caso non è, cioè se sei gelosa proprio ti fai male e poi fai vivere male anche me, quindi è una cosa che non va d'accordo, con me assolutamente no, ti devi fidare, io torno a casa da te, io ho occasioni quando suono, ok, proprio perché sono esposto, non perché sono io, tutti i giorni. Ma sta a me tornare a casa da te. Se io decido di mettermi con te, è perché sto con te. Non sto con tutte quante le altre, se no me ne sto single. No, gelosia, secondo me no. Io ti lascerei fare qualunque cosa, cioè esci con le amiche senza nessun tipo di problema. Io non sono una persona gelosa e non mi piacciono le persone gelose, quindi massimo rispetto sempre. Un po' di gelosia deve esserci perché comunque è una cosa tua, però la gelosia morbosa, comunque giustamente la gelosia, se c'è la fiducia, non esiste. Io non sono assolutamente geloso. Tu con me puoi fare esattamente tutto quanto quello che vuoi. Non ti controllerò mai i social, non ti controllerò mai il telefono, non ti controllerò mai le uscite con le amiche, non ti impedirò mai se mi dici stasera vado fuori, vai e torna quando vuoi, divertiti. L'importante è che tu ti diverta. Questo deve essere alla base del rapporto. Il rapporto deve essere sano, deve essere sincero, ok? E se fai tardi e mi dici faccio tardi, è ovvio che se mi torni alle 6 ubriaca tutte quante le notti mi faccio qualche domanda. Però se tu la sera vuoi stare fuori e incontri con la tua amica e ci vuoi parlare fino alle 2 del mattino, per me non è un problema, ok? È così. La gelosia non ci deve essere. Così come io mi posso fermare a parlare con un amico una volta finita la serata, mi posso fermare a mangiare la pizza alle 5 del mattino e tu non devi controllarmi perché alle 3 finisco e allora alle 4 e un quarto devo essere a casa. Non vado da nessuna parte, torno a casa, stai tranquilla. Io sono sicuro di me e se sono sicuro anche di te non ti opprimo. Quindi il telefono suona, i social, c'è gente che controlla i like ai quali metti, ma non esiste, ma i like. Se ti piace la foto di un ragazzo ci metti il like, pazienza. Cioè assolutamente. Quindi libertà, massima libertà, come la lascio a te, ok? Tu la lasci anche a me. Se io voglio uscire con un mio amico stasera, ci esco, ok? Quindi sta alla base. Se ritardo di un po', non devi pensare che io mi stia calcando dentro la macchina a Camporella. No, è perché magari mi sto mangiando il tostone appena finito di lavorare o mi sto chiacchierando, ridendo con i baristi, con lo staff. Questo è.
mi capita tutte le sere, capitava tutte le sere, una sera, anche se finivo di lavorare alle 3, una volta tornavo alle 3:15 perché ero stanco e volevo andare a dormire, una volta tornavo alle 5 perché magari stavano chiacchierando, ci andiamo a bere l'ultimo da un'altra parte, ma io non devo avere l'ossessione, oddio che cosa succede, no, massima libertà. Quando torno a casa, guarda, ho fatto tardi, mi sono fermato con Tizio Caio, ma sincerità ti dico questo. O comunque, se so che sei sveglia, sta a me venire a casa prima. Se so che stai dormendo, magari ti mando il messaggino, guarda che vado a bermi l'ultimo con gli amici. Non succede niente. Ok? Allora, ragazze, il tostone delle 4 del mattino, il tostone con salsa, certo. Allora, facciamo così, 10:15, abbiamo fatto 45 minuti fatti bene. Vi ricordo che adesso mancano 11 giorni per l'uscita del mio libro, adesso vi spiego un attimo. Comunque rifarò live anche oggi è giovedì, la farò domenica sera su TikTok, la farò probabilmente dopo martedì qui su Instagram, giovedì su TikTok, magari di nuovo domenica su Instagram. Farò un po' di live una volta ogni 2-3 giorni, comunque dirò quando ci sono con il link in biografia, vi dirò quando le faccio, dove le faccio, per la promozione anche del libro. Libro che ho detto che esce l'8 di marzo, in formato cartaceo a 14,21€, in formato Kindle a 8,75€. Il formato Kindle può essere già preordinato, uscirà comunque l'8, come quello cartaceo uscirà l'8. Non è ancora disponibile quello cartaceo perché Amazon me lo ha spedito, mi ha detto che me l'ha spedito, quindi sabato mi arriva ufficialmente la versione che dovrebbe essere ufficiale, quindi se ho qualche correzione da fare ho il tempo per rimandargli il PDF per la stampa esatta, quindi 2-3 giorni, e sicuramente per l'8 sarà disponibile anche il cartaceo. Quindi se non mandate 8 marzo, uomini, tutto quello che le donne dovrebbero sapere. Ragazze, vi mando un bacio e ci vediamo domenica sera su TikTok. Ciao! Dreams are my reality.